Io sono circondato da un immenso mare di informazione e sono un elaboratore ricevente al suo interno, ma è una piccola gamma: vista, udito, gusto, olfatto e sensazioni tattili, i cinque organi di senso. Se si potesse aumentare la sensibilità di questi organi di senso, al di là dei loro limiti, allora saremo capaci di percepire il vero mondo. La Kabbalah sviluppa un nuovo organo di senso, uno schermo con il quale noi siamo in grado di percepire non solo i corpi, ma anche le anime, le forze superiori, e come tali forze influenzano il nostro mondo nella loro graduale discesa dal mondo superiore tramite il governo superiore. Il vero miracolo si irradierà e la bocca pronuncerà soltanto la verità, e tutto ciò che verrà rivelato nel tuo intimo solo tu lo vedrai, ma nessun altro. Baal Sulam. Tu sai che ci sono immagini stereoscopiche create in modo tale che esse si compongono di strati. Se si impara a defocalizzare la concentrazione degli occhi, gli strati nascosti affiorano e rivelano la vita dentro l'immagine. È simile con la Kabbalah. Essa consente di sviluppare l'organo del sesto senso e di sintonizzarsi a una frequenza tale da consentire di vedere il mondo nella sua interezza, come un universo di anime, di esistenza prima e dopo la morte. Essa ti consente di rispondere alla domanda sul senso della vita, prima che inizi e dopo che finisce. Ti aiuta a agire correttamente, così che questa vita venga spesa in modo costruttivo. Ti aiuta a vedere la tua missione in tutti i cicli della tua vita, fino al presente e dopo questa vita. Entri in un livello di esistenza in cui tu sperimenti eternità e perfezione. La Kabbalah si basa solo ed esclusivamente sullo sviluppo dell'organo del sesto senso, mentre gli altri cinque dovrebbero essere sviluppati come al solito, che significa che una persona non deve in nessun modo isolare se stesso, limitare se stesso. Una persona ha bisogno di lavorare, avere una famiglia e vivere tra le altre persone come lui, ed essere una persona assolutamente normale, che dà e riceve nella società nella quale vive. Questo è precisamente lo stato necessario a sviluppare l'organo del sesto senso dal suo interno. Se una persona inizia a utilizzare il metodo cabalistico per avanzare da sola verso il mondo superiore, da questo migliora la qualità degli eventi che gli accadranno nel modo in cui li sente. Nella misura in cui egli si avvicina volentieri al mondo superiore, egli cambia il governo della forza superiore da negativa a positiva. L'illuminazione che circonda qualcuno che si impegna nello studio della Kabbalah gli trasmette la sensazione di anelito per l'unica d'azione superiore, con un'abbondanza di purezza che lo porta molto più vicino a raggiungere la perfezione. Baal Sulam. Principalmente, l'intero processo di sviluppo dell'umanità garantisce che ogni persona, indipendentemente da chi egli sia o dove egli sia, raggiunga tale ultimo livello di esistenza. L'uomo è la sola e unica creatura che è stata fatta in adesione al superiore. L'uomo è collocato tra perfezione e mancanze, ed egli è in grado di raggiungere la perfezione. Ramchal.